Ciao a tutti, oggi nuova ricetta, vi facciamo vedere come preparare una torta salata squisita con le zucchine e il pesto. È facilissima da fare e vi faccio subito vedere come. Andiamo a mettere in una ciotola le zucchine che abbiamo tritato a julienne, aggiungiamo la ricotta, le uova, il parmigiano grattugiato, potete anche non metterlo o sostituire con un altro formaggio. La frutta secca tritata, questi in particolare sono anacardi, vanno bene anche le mandorle. Aggiungiamo anche il sale e il pesto. E infine aggiungiamo un pochino di pepe macinato. Uniamo adesso il pane grattugiato e possiamo iniziare a mescolare tutti quanti gli ingredienti. La nostra pasta brisée che abbiamo preparato in anticipo, trovate la ricetta su nelle schede e anche nella descrizione, è facilissima, per prepararla ci vuole davvero un minuto. Stendiamo adesso la nostra pasta in una sfoglia rotonda, cerchiamo di essere quanto più regolari possibile e ci andiamo ad aiutare con un po' di farina. Adesso possiamo foderare uno stampo, io non vado a mettere la carta forno perché la pasta è già ricca di olio, quindi non si attaccherà, però se volete potete comunque mettere sotto un foglio di carta forno. Adagiamo bene bene la pasta su tutti quanti i bordi, magari schiacciamo un po' con le dita per uniformare e non avere dei pezzettini di pasta troppo spessa. E questo è il risultato. Adesso quindi possiamo farcire con il nostro impasto di ricotta e zucchine. Andiamo a livellare bene la farcitura e adesso possiamo tagliare l'eccesso di pasta con un coltellino. Risvoltiamo un pochino il bordo e possiamo infornare a 180 gradi. La nostra torta ha cotto in forno circa 50 minuti, dipende comunque come sempre dal vostro forno, quindi controllate che sopra si sia leggermente dorata e che la pasta soprattutto sia ben cotta, a quel punto la potete togliere dal forno. È una torta perfetta per i secondi, se avete ospiti, per una cena quando non avete tanta voglia di cucinare perché è molto semplice da preparare ed è anche perfetta per essere portata fuori con voi se magari fate qualche gita fuori adesso che viene la primavera e ci sono tutte queste belle giornate, è davvero l'ideale da portare con sé per pranzo. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e come sempre attivate la campanella così vi arriveranno le notifiche delle nuove ricette. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!